Buongiorno a tutti e grazie per questo importante invito. Porto i saluti del ministro Nordio che sostituisco, ma con la consapevolezza che non è una sostituzione qualsiasi. Perché intestare un pezzo dello Stato ad una persona non è un'operazione qualsiasi. Significa lasciare nella storia la traccia di quella persona. Significa legare il nome, l'attività, i rapporti, i sorrisi, le difficoltà, le gioie ad un pezzo del pubblico. E non è un fatto formale, è un fatto che umanizza il nostro ruolo. Ci dà la possibilità di dire che noi non siamo cose, ma siamo persone, ma siamo soprattutto valori. Siamo valori perché un semplice dirigente penitenziario, un civile, si assume l'onere di arricchire la faretra della pubblica amministrazione con una freccia importantissima, una freccia specialistica, una freccia che nessuno poteva mai pensare sarebbe stata capace di scoccare. Un arciere che da essere un arciere per necessità è diventato una specie di Robin Hood della qualità nell'ambito della pubblica amministrazione. In una trasformazione impensabile che soltanto l'impegno, soltanto la voglia di raggiungere gli obiettivi può dare a ciascuno di noi. Ecco, io penso che questo sia il dato più rilevante in questa intestazione. Chiunque può qualsiasi cosa se vuole e se ha un impegno tale da garantire un risultato. E le competenze sono certamente importanti, ma l'impegno delle volte supera le competenze e le rende quasi connaturate all'impegno. Questo ci chiedono le istituzioni. E ce lo chiedono in luoghi difficili, in luoghi in cui la sofferenza è il filo conduttore, la difficoltà, la mancanza di risorse, di strutture, di mezzi. Io guardo i miei amati appartenenti alla polizia penitenziaria, come io li definisco gli eroi, coloro che sopportano e supportano al tempo stesso, che vivono le difficoltà ma aiutano gli altri a superarle. Una sorta di articolo 27 della Costituzione in cui attendo pazientemente. Per carità, lei è la protagonista oggi, quindi mi deve consentire di adeguare il mio dire a lei. Cui l'articolo 27 della Costituzione, con la sua tendenza alla rieducazione, vedete, io lo sottolineo sempre, il 27 non è scritto casualmente. Tendere alla rieducazione vuol dire che c'è una tensione dinamica verso un luogo che è un non luogo, nel senso un luogo temporaneo che serve semplicemente a preparare chi ci entra a rientrare nella società. E questa tendenza alla rieducazione, in questo impegno apparentemente eccentrico, nella gestione appassionata, personale, convinta di un laboratorio, trova, a mio avviso, un importante addentellato perché poi i valori si costruiscono insieme con segmenti che sono apparentemente diversi, ma che poi, come in un puzzle magico, si mettono tutti insieme perché il risultato possa essere raggiunto. E questa apparente eccentricità mi dà una idea che oggi qui si materializza. L'impegno di una persona che diventa, vedete, unione, siamo tanti a ricordare il grande impegno di questa grande donna, ma questa unione che diventa per noi della penitenziaria in senso lato, e Giovanni Russo ne ha offerto una importante testimonianza, una unione che diventa unità, un singolo. L'unione, l'unità. Questa è la prospettiva di un'amministrazione che voglia essere squadra per causalità, ma anche per elemento psicologico, perché per stare insieme non soltanto bisogna stare, ma bisogna essere convinti di stare insieme in un percorso condiviso. E in questo il Ministero non farà mai mancare la sua voce, mai mancare il suo apporto, mai mancare la sua disponibilità. Io sono sempre per un Ministero che scende nelle strade, nelle piazze, nei convegni, nelle università, nei tribunali, insieme a coloro che vivono in quei luoghi. Come
così la istituzione diventa realtà, così noi possiamo parlare calpestando lo stesso suolo, magari condividendo più che dividendo. E questa, diciamo, manifestazione significa, ha ragione Giovanni Russo, un laboratorio del DNA non è un laboratorio qualsiasi, è un laboratorio che in qualche maniera costituisce un'eccellenza, ma costituisce un apporto fondamentale per l'attività di indagine e per il perseguimento di quella verità a cui tutti dobbiamo tendere. A noi non interessa un processo cattivo, un processo inquisitorio, un processo che comunque faccia una giustizia sommaria, a noi interessa un processo giusto, un processo che sappia equilibrare correttamente fra prova e responsabilità, fra diritto di difesa e capacità di accusa, in cui il risultato sia quello che ciascuno si aspetta da uno Stato civile democratico improntato sulla democrazia parlamentare e su un giudice terzo ed imparziale. Tutto questo oggi c'è, in questo luogo. Io lo avverto, lo sento e vi dico che questo è un grande Stato, è un grande Paese in cui tutto questo si realizza e noi possiamo realizzarlo da persone libere. Parlare di libertà in questo luogo può sembrare un controsenso, ma non lo è, perché parlare di libertà vuol dire che tutto quello che è intorno alla libertà si ispira a quei principi che la Costituzione ha scritto. Allora, ai parenti di questa grande donna deve rimanere un senso di gioia, fatemelo dire, la gioia per aver dato la possibilità a tutti noi di usufruire di questo importante apporto che rimarrà scritto per sempre nella storia, nei nostri cuori, in questa giornata che costituisce per la nostra istituzione un importante, fondamentale passaggio per poterci dire andiamo avanti convinti verso il meglio che ci può essere per questo Paese.